Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo delle prossime amministrative a Chieti in vista delle elezioni. L'ex capitano e direttore sportivo del Chieti Calcio, Alessandro Battisti, si è schierato apertamente con il candidato a sindaco Paolo De Cesare. In una conferenza stampa questa mattina c'è stato l'endorsement ufficiale. Vediamola nel servizio di Giuseppe Dintino. Lo storico capitano del Chieti Calcio si schiera con De Cesare, l'ex direttore sportivo e dirigente della società di calcio teatina Alessandro Battisti ha preso posizione pubblicamente rispetto alle prossime amministrative. Tra i cinque candidati Battisti ha scelto Paolo De Cesare come prossimo sindaco. Conosco Paolo e la sua famiglia da anni, so l'amore viscerale che nutre per questa città. E sono certo, appunto conoscendolo, che qualsiasi azione e qualsiasi decisione che prenderà durante la sua avventura amministrativa sarà rivolta solo ed esclusivamente per il bene vero di Chieti. De Cesare infatti rivendica la teatinità e i colori nero-verde. Tra le priorità del suo programma vi è la questione sport. Tutte le associazioni sportive cittadine sono state abbandonate e non supportate dall'amministrazione uscente, così come sono state totalmente abbandonate e sono e vivono una situazione di degrado tutte le strutture e tutti gli impianti sportivi cittadini. Una delle nostre priorità è ripartire dallo sport, stare vicino alle associazioni sportive che portano il nome della città in giro per l'Italia e l'onore delle cronache, nonché programmare una corretta e adeguata manutenzione a tutti gli impianti sportivi a partire dallo stadio Angelini, che purtroppo, come sapete, è totalmente in uno stato di degrado. Lo stadio Angelini, infatti, storica casa del Chieti Calcio, è una delle questioni di cui il prossimo sindaco dovrà sicuramente occuparsi. Lo stadio tutt'oggi è ancora inutilizzabile. Una situazione questa che costringe la squadra cittadina a emigrare negli impianti dei comuni vicini. Purtroppo è una situazione che danneggia un po' tutta la città, l'immagine, non solamente la squadra e la società della Chieti Calcio, danneggia soprattutto i tifosi che sono costretti a peregrinare in giro per l'Abruzzo, appunto, per vedere i propri e sostenere i propri colori. Ci spostiamo ad Avezzano, ancora amministrativa in primo piano, presentata la lista della Lega per le elezioni nella città marsicana, lista a supporto di Tiziano Genovesi, che è anche il segretario provinciale del Carroccio. Il candidato sindaco torna a polemizzare con la candidata di Forza Italia Anna Maria Taccone, chiedendone a gran voce le dimissioni dalla carica di presidente di ACIAM. Vediamo. 12 uomini e 12 donne, c'è parità di genere all'interno della lista della Lega a supporto del candidato sindaco ad Avezzano, Tiziano Genovesi. In conferenza stampa sono stati presentati 24 candidati del Carroccio che assieme a Fratelli d'Italia, UDC e Cambiamo Futuro sostengono il candidato sindaco alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Genovesi dice della sua squadra che è la migliore possibile per la città. È la migliore espressione della città, secondo me, perché abbiamo composto una lista che è fatta di 12 uomini e 12 donne che provengono da tutti gli ambiti e gli spaccati della società civile. Sono tutti uomini e donne che stanno dando nei loro ambiti professionali delle migliori esperienze e delle migliori sinergie. Sempre più probabile il ballottaggio. Da questo punto di vista il candidato a sindaco ribadisce che non ci saranno inciuci. Non siamo disponibili e disposti a fare inciuci o inciucetti con nessuno, quindi noi stiamo lavorando con la coalizione di centrodestra in maniera unita e compatta, e nel momento in cui andremo al ballottaggio parleremo alla città e veicoleremo quello che è il messaggio politico del centrodestra, veicoleremo quello che è il messaggio politico di Tiziano Genovesi, ma senza snaturare la composizione di partenza e senza dover fare accordi o accordicchi con nessuno. Infine Genovesi evidenzia la necessità politica delle dimissioni dalla presidenza di ACIAM della candidata a sindaco di Forza Italia Anna Maria Taccone. C'è un'opportunità di carattere politico, io non ho mai detto che è incompatibile, ineleggibile, ma ho semplicemente detto che per opportunità politica una professoressa che ambisce ad essere il nuovo della politica avezzanese dovrebbe, deve dimettersi per non poter falsare quello che è il corso della campagna elettorale, per non utilizzare il gettone di presenza che percepisce all'ACIAM per poter fare la sua campagna elettorale. Andiamo avanti con il nostro giornale, voltiamo pagina. Per quanto riguarda la questione migranti, è stato predisposto dalla Prefettura di Agrigento il trasferimento di 55 persone ospiti
ospiti dello spot di Lampedusa, dove si trovano 1050 persone in Abruzzo, dunque i 55 già risultati negativi al tampone Covid verranno trasferiti con il traghetto di linea a Porto Empedocle e poi verranno accompagnati in una struttura d'accoglienza nella nostra regione. La cronaca: si è tolto la vita nel carcere di Castrogno, dove era detenuto Dante Di Silvestre, il 64enne caldaista che uccise nel 2016 Paolo Cialini al culmine di una lite in strada a Giulianova. A Di Silvestre era stato negato il permesso di lavorare all'esterno del carcere. Sentiamo. Con ogni probabilità è stato il no al lavoro esterno al carcere a far maturare in Dante Di Silvestre l'idea di farla finita. Allorquando giovedì gli è stato notificato il provvedimento con cui l'ufficio di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di ammissione al lavoro esterno al carcere. Da quel momento i pensieri del 64enne caldaista di Mosciano, che scontava una condanna a 11 anni e 6 mesi per aver assassinato un uomo al culmine di una lite stradale, sono piombati nel baratro. Di Silvestre si è tolto la vita nel giorno del suo 64esimo compleanno nel cortile del carcere di Castrogno, con una corda trovata nella cassetta degli attrezzi che poteva utilizzare visto che da tempo era stato ammesso a fare lavori nella casa circondariale. Prima però ha scritto una lettera ai familiari e ha telefonato a casa. Il PM di turno, Laura Colica, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e ha disposto l'autopsia affidata all'anatomopatologo Giuseppe Sciarra. Nel giugno del 2016 Di Silvestre venne arrestato dopo aver accoltellato e ucciso l'imprenditore informatico 41enne di Giulianova Paolo Cialini al termine di un diverbio scoppiato per motivi stradali tra i due che non si erano mai visti fino a quel drammatico momento. La lite e poi l'omicidio avvenne all'angolo fra Viale Orsini e Via Verdi a Giulianova, davanti agli occhi della figlioletta della vittima, una bimba di 6 anni rimasta nell'auto del papà e unica testimone di quanto accaduto. Secondo l'avvocato di Silvestre, Gennaro Lettieri, che lo ha assistito in tutti i 3 gradi di giudizio, l'uomo era nelle condizioni di pena di poter godere dell'ammissione al lavoro esterno. L'avvocato sostiene che la decisione dell'ufficio di sorveglianza non è comprensibile a suo modo di vedere, perché Di Silvestre era totalmente incensurato al momento dell'omicidio e oltretutto aveva dimostrato di essere un detenuto modello. Restano pertanto da chiarire le ragioni che hanno impedito di usufruire, dice ancora Lettieri, del permesso premio che gli era stato già concesso a luglio scorso dall'ufficio di sorveglianza e soprattutto le ragioni del rigetto del lavoro esterno che hanno determinato l'estremo gesto. Adesso andiamo in diretta da Pescara, dove c'è Paolo Renzetti con il patron del trofeo Matteotti, anche presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. La corsa si sta svolgendo in questi minuti, tra poco arriverà a conclusione, è passata da poco la Madonna dei Sette Dolori, dove c'è Paolo Renzetti. Allora Paolo, linea a te per sentire le parole di Sebastiani e parlare insomma anche non solo del trofeo Matteotti, anche del Pescara, giornata campale questa con il nuovo allenatore Massimo Oddo. Sì, grazie, perfetto, buon pomeriggio, un saluto a te Alfredo e ai nostri telespettatori in diretta da Pescara Colli. Siamo nei pressi della Basilica della Madonna dei Sette Dolori, è transitata poco fa la carovana dei corridori per il trofeo Matteotti, 73esima edizione. Siamo con il patron della gara ciclistica pescarese, Daniele Sebastiani, che è anche presidente del Pescara. Grazie presidente innanzitutto per aver accettato il nostro invito in diretta. Partiamo dal Matteotti, perché oggi è la giornata del trofeo Matteotti, una bella soddisfazione, tanti tifosi stanno seguendo questa gara, tanto caldo oggi, giornata con 34 gradi, ma con quello che è accaduto quest'anno era importante andare avanti con questa tradizione, presidente. Sì, sì, sicuramente importante, devo ringraziare Stefano Giuliani e gli altri dell'organizzazione perché hanno fatto un lavoro eccezionale per arrivare a far partire questa gara anche quest'anno. Era difficile perché purtroppo la pandemia ha colpito tutti, però ho visto sulle strade tanta di quella gente che chiaramente cerca di osservare le norme di sicurezza, la distanza e tutto quanto il resto, e quindi speriamo che finisca nel modo migliore questa corsa e sarà
sarà anche un segnale di ripartenza. Possiamo dire, Presidente, che il Matteotti ha battuto anche il Covid-19 quest'anno? Bisogna comunque batterlo questo Covid, quindi adesso che sia il Matteotti piuttosto che la ripresa di ogni attività, perché credo che al di là di tutto le attività debbano riprendere, la vita deve continuare, quindi il Matteotti è un segnale appunto di ripresa. Presidente, parliamo ovviamente, non potrebbe essere diversamente, un attimo anche del Pescara, perché quella di oggi è la giornata del Matteotti, ma questa mattina c'è stata la firma del contratto, Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara. Sì, è il nuovo allenatore del Pescara e credo che adesso bisogna preparare una squadra competitiva per poterci giocare un campionato che ci dia più soddisfazioni sicuramente di quello di quest'anno. È stata una scelta che è durata diversi giorni, c'erano tanti allenatori, tanti pretendenti alla panchina del Pescara, la scelta è ricaduta su Massimo Oddo perché, Presidente? Ma perché sicuramente un tecnico che conosciamo, ha lavorato già con noi, il direttore Repetto, ma anche Bocchetti, anche se non ci ha lavorato insieme, però soprattutto Repetto ha grande fiducia in questo allenatore, quindi è giusto che poi alla fine la scelta sia ricaduta su Massimo e adesso cominciamoci a lavorare, perché non basta il tecnico, bisognerà fare la squadra e poi cominciare questo campionato nel migliore dei modi. La durata del contratto? La durata del contratto è biennale, poi ci sono delle clausole, ma non è un problema. Questa mattina è partito il ritiro del Pescara al Delfino Training Center, parte questa nuova avventura, si riparte dalla Serie B. Presidente, basta tornare indietro di 2 settimane al 14 agosto con il Pescara che era in lotta in questa sfida play-out con il Perugia per evitare la retrocessione. Beh, certo, è stato un finale veramente difficile per il Pescara, anche se nelle due partite di play-out credo che il Pescara abbia assolutamente meritato quello che ha conquistato poi sul campo. Se basta pensare ai due rigori, uno all'andata e uno al ritorno non dati, che il Pescara probabilmente ai rigori non ci sarebbe nemmeno arrivato, quindi. Però dobbiamo capire che sul campo eravamo retrocessi, quindi vuol dire che qualcosa non è andato e allora bisogna ripartire bene, cercare di creare un gruppo di lavoro importante e cercare di non ripetere gli errori del passato. Perché Massimo Oddo, perché no Sottile, che pure aveva conquistato la salvezza, e poi c'erano anche Pecchia, Di Biagio, e le chiedo, Presidente, se avete fatto un pensiero anche a Zeman e a Pillon per esempio. No, gli allenatori che erano sulla nostra lista erano loro, erano il mister Sottil, Oddo e Gigi Di Biagio, questi erano fondamentalmente i tre. La scelta è ricaduta su Oddo per tanti motivi, tra cui quello che ho detto prima, ma credo che qualsiasi fosse stato l'allenatore sarebbe stato sicuramente all'altezza. Presidente, non è un mistero, ma in questi giorni la società sta lavorando, lei sta lavorando anche proprio sul fronte dirigenziale del futuro, ci sono delle trattative per l'ingresso di alcuni soci nel Pescara o anche per la vendita della società, non le chiedo di farci dei nomi, le chiedo di dirci insomma se ci sono queste trattative in corso e quali potrebbero essere i tempi per avere qualche notizia. Ma che ci stia lavorando non è un segreto, lo sapete tutti. Lo sapete da sempre che i tempi non li posso dire, perché non è che c'è una scadenza, una deadline per chiudere l'operazione. Il Pescara, con o senza nuovi soci, con o senza nuovo proprietario, va avanti, quindi non è un problema. Se dovesse arrivare una persona capace di dare qualcosa in più, sarò il primo ad esserne contento, quindi non c'è nessuna fretta, nessuna trattativa che incombe, nessuna persona che domani mattina possa in qualche modo chiudere l'operazione, per cui col tempo, con calma ci lavorerò, come ho sempre fatto. C'è una cordata cinese di Hong Kong? Sì, una cordata per appenderci, diciamo. Lasciamo perdere, che hanno detto di tutto e di più, ma veramente mi ha sorridere, perché qui ogni giorno esce una novità, l'importante è trovare gente seria, non le cordate. Presidente, per chiudere, tornando al calcio giocato, oggi è iniziato il ritiro, ci sono 21 giocatori a disposizione di Massimo Oddo, che credo verrà presentato martedì, mi corregga se sbaglio, dovrebbe esserci martedì la presentazione del tecnico, ma ora c'è da fare la squadra, c'è da rinforzare questo organico.
L'ho detto fino adesso che c'è da rinforzare l'organico, c'è da completare bene l'organico perché ha dei giocatori già importanti, ma in alcuni ruoli è chiaramente sprovvisto, quindi è stato anche il motivo per il quale abbiamo avuto delle difficoltà quest'anno, per cui bisognerà lavorare in quei ruoli, cercare di trovare le pedine giuste che ci possono far fare il salto di qualità. Fiorillo resterà a Pescara? Fiorillo credo che abbia allungato il suo contratto per altri 2 anni, 3 anni se non vado errato, quindi la sua scelta di vita l'ha fatta. È chiaro che a meno di proposte irrinunciabili o di una Serie A che gli dà il posto da titolare, credo che Fiorillo possa veramente diventare una bandiera importante di questo Pescara. Zappa andrà via? Ma Zappa ha tante richieste in Serie A ed è chiaro che giocatori che hanno fatto bene, soprattutto giovani, non si può tarpare le ali, quindi se riusciremo a trovare una soluzione che soddisfa noi e soddisfa il ragazzo, sicuramente non gli chiuderemo la porta. Tornando al Matteotti, Presidente, l'ultimissima per chiudere, manca ancora un'oretta, poco più, al termine della manifestazione, poi ci sarà la cerimonia di premiazione, ma possiamo dire che la vittoria comunque di tutto il ciclismo abruzzese c'è già, perché oggi è stato bello vedere tanti ciclisti, tanti corridori in gara e tanti appassionati di ciclismo sulle strade di Pescara e Montesilvano. Ah certo, quella è la vittoria più importante, perché rivedere questa gara che riparte con tanta gente sulla strada che comunque sa quali sono i rischi e quindi è attenta rispetto magari agli altri anni dove c'era un po' più di confusione, quindi è già un grande successo, ma è anche segno di grande civiltà da parte dei tifosi del ciclismo. Grazie al presidente del Pescara e del trofeo Matteotti, Daniele Sebastiani, in diretta qui da Pescara Colli, nei pressi della Madonna dei Sette Dolori, della Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Abbiamo ascoltato Alfredo, il presidente del Pescara, anche sulla notizia del giorno, sulla firma del contratto di Massimo Oddo che guiderà la formazione biancazzurra per le prossime 2 stagioni. È tutto da Pescara, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio, a te. Sì, grazie a Paolo Renzetti, ricordiamo che il trofeo Matteotti si compone di 24 squadre alla partenza, sono 13 i giri, 15 i chilometri complessivi della manifestazione, per un totale, cioè per ogni giro, per un totale di 195 chilometri complessivi. Circuito che attraversa Pescara, Pescara Colli, Colle Caprino, Montesilvano Colle, insomma un circuito anche abbastanza impegnativo per questa che è una vera e propria classica, non solo del ciclismo chiaramente pescarese abruzzese, ma anche del ciclismo nazionale. Noi nella seconda edizione del telegiornale torneremo a parlare del trofeo Matteotti, chiaramente conosceremo a quell'epoca anche il vincitore della 73esima edizione. Andiamo avanti ora con il telegiornale e proseguiamo parlando chiaramente di altri argomenti, adesso l'ambiente con la settimana dell'educazione ambientale dal 3 al 10 di settembre organizzata dal WWF. I corsi di formazione sono rivolti particolarmente agli insegnanti, sentiamo. Manca poco alla settimana dell'educazione ambientale. L'iniziativa, promossa dal WWF Abruzzo, riguarda corsi di formazione che si terranno dal 3 al 10 di settembre, rivolti a insegnanti e operatori dei centri di educazione ambientale. Quest'anno scolastico che parte con tanti dubbi e tante incertezze, abbiamo pensato di puntare sulla natura, quindi offrire agli insegnanti un corso di formazione che dia degli strumenti per poi operare nelle classi in modalità di laboratorio. Invitiamo anche le classi a venire nelle nostre oasi in modo da poter usufruire di un ambiente esterno all'aperto. I corsi si terranno nei centri del WWF, in alcuni dei luoghi più suggestivi d'Abruzzo. L'obiettivo è formare i docenti, così che poi a cascata vengano formati anche gli studenti tramite i laboratori scolastici. L'obiettivo è formare gli insegnanti perché finalmente si possa mettere al centro la natura. La pandemia che abbiamo vissuto ci ha insegnato che non possiamo vivere distaccati dal sistema naturale e che quello che è successo ci impone un cambiamento di stile di vita che può iniziare proprio dalle scuole.
Si è conclusa la quarta ed ultima serata di Reflex ad Alba Adriatica. La rassegna dal titolo Istantanee del pensiero contemporaneo ha ospitato il professor Ivano Dionigi, latinista e accademico dell'Università di Bologna, che ha tenuto una conferenza sull'importanza delle parole. Vediamo il servizio. L'incontro con il professor Dionigi ha concluso l'edizione 2020 di Reflex, parole che allungano la vita, è il titolo del suo ultimo libro. Io parto, professore, dalla prima domanda che è stata rivolta a lei questa sera: perché le parole allungano la vita? Ma non siamo noi arrivati oggi e con le nostre parole che facciamo la storia. Le nostre parole hanno un'origine, una storia lontana, soprattutto noi occidentali, e le abbiamo ereditate dai greci, dai latini. Quando parliamo di tempo, di cosmo, e di tecnica, di uomo, usiamo parole latine e greche, primo punto, per questo vengono da lontane. Poi le parole hanno un preciso volto, un preciso significato, e noi purtroppo ce lo dimentichiamo. Pensiamo alla parola uomo, la parola, questa figura, questo essere così tremendo, così meraviglioso e tremendo, l'uomo, il cui destino è sempre imprevedibile. Ebbene, la parola uomo non è scritta nel cielo ma in terra, deriva da humus, da terra. Pensiamo alla parola maestro e ministro, ad esempio. Noi oggi abbiamo dimenticato l'importanza dei maestri, il maestro di scuola elementare, il maestro di vita, e invece facciamo una grande esaltazione dei ministri. Ma se andiamo a vedere il valore delle parole, il maestro era colui che aveva un ruolo principale, era il celebrante principale, che aveva due servitori che erano i ministri, e i ministri oggi dovrebbero essere i servitori. Il nostro paese, abbiamo capovolto i maestri con i ministri. È stata una scommessa riproporre Reflex durante il periodo estivo e dopo un periodo di lockdown. Comunque, come la prima edizione, noi con grande soddisfazione, insomma, vediamo anche questa sera che c'è un grande consenso di pubblico e di qualsiasi età. Del resto, Reflex è nata proprio da un'intuizione dell'assessorato alla cultura, sicuramente da un proficuo incontro con i luoghi della scrittura, e ci ha regalato sia nella versione 2019 ma in questa nuova versione 2020 delle istantanee meravigliose, e delle istantanee veramente di autori che hanno lasciato una grande testimonianza nel nostro territorio. Ed ora torniamo allo sport, lo abbiamo fatto in precedenza con il collegamento in diretta alla Pescara con il presidente del Pescara e patron del trofeo Matteotti Daniele Sebastiani, anche per commentare la notizia che riguarda il nuovo allenatore del Pescara, che è Massimo Oddo, che ha già tenuto il primo allenamento questa mattina al Delfino Training Center al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Però adesso, restando al calcio, andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Presentazione ufficiale anche per il neo allenatore del Teramo, Massimo Paci, chiede lavoro ed entusiasmo per riportare in alto una società che dice di ringraziare per l'opportunità che gli ha offerto. Paci ha detto anche di voler proporre un calcio fatto di verticalizzazioni e attenzione alla fase di non possesso palla. Ascoltiamo. Sono vogliosi di non perdere tempo e vogliosi di allenarsi per migliorare, quindi sono molto contento, le prime impressioni sono state ottime. Entusiasmo e lavoro sono le due parole chiave del neotecnico del Teramo Massimo Paci, da qualche giorno al lavoro con la squadra nel ritiro precampionato. Ottime impressioni dai ragazzi, ma più in generale dalla società biancorossa. Ci sono tutte le componenti di una grande società e ho trovato un grandissimo potenziale, insomma, che non mi aspettavo. E sono contento perché, essendo un lavoratore io, che a me piace lavorare, quando sei attorniato da gente che vuole far bene come te, è sicuramente positivo. Poco giro palla, tanta verticalità e attenzione alla fase di non possesso. Il calcio che Massimo Paci vuol proporre è praticità e concretezza, ma soprattutto è fatto di mentalità e spirito di squadra. Parto dalla fase difensiva perché credo che una squadra, la fase difensiva sia la base. Io ho fatto il calciatore, quando in campo eri organizzato e messo bene, giocavi in assenza di paura. Credono molto nel gioco verticale perché è un gioco che mi appassiona, e quindi cercheremo di proporre quel tipo di gioco,
compatibilmente alle caratteristiche dei giocatori, però dove voglio lavorare è sull'aspetto mentale, sul creare una cultura nuova, diversa, in cui i giocatori sappiano esprimersi al massimo. Sul fronte modulo per ora l'unica certezza è la difesa a 4 e qui ci sono i primi esperimenti con Diakité, che è provato esterno classico di difesa, ma che secondo l'allenatore potrebbe ricoprire anche il ruolo di centrale. Sì, stiamo lavorando con la difesa a 4, davanti potremmo provare un centrocampo a 3 con i 3 attaccanti o due centrocampisti, due mediani con i 4 attaccanti. Non credo molto nei moduli in fase di partita, sì, credo che il modulo sia importante, ma in fase di partita possiamo anche cambiare. L'idea di partire con la difesa a 4, sì, quella ce l'ho. Sul mercato il neotecnico biancorosso si dice certo che la società riuscirà ad allestire una grande squadra. Sono sicuro che cercheremo di fare la squadra migliore che potremmo fare e a prescindere da tutto io come allenatore, noi come staff cercheremo qualsiasi cosa succederà nel mercato e ho grande fiducia che si farà una grande squadra, di fare il massimo. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19, come vi ho detto torneremo a seguire il trofeo Matteotti per capire anche chi vincerà la 73esima edizione che si sta correndo sulle strade di Pescara e dintorni proprio in questi minuti e che dovrebbe arrivare a conclusione attorno alle ore 16 più o meno. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.